Ciao ragazzi, come state? Oggi video un po' random, così un po' a cazzo sulle figurine. Ragazzi, non so voi, ma io ultimamente, cioè la voglia di giocare ce l'ho sotto zero. Perché tanto col Covid, che cazzo vuoi giocare a fare? Non lo so, ma senza tornei mi sa tanto di perdita di tempo. Perché, cioè, con chi mi voglio confrontare? Con sto cazzo. Speriamo che per dicembre riescano un po' a sistemare tutta la faccenda e che l'ICS si possa fare, ma ne ho seri dubbi. Già mi è saltato il nazionale quest'anno, se mi zombo pure l'ICS è un colpo al cuore. E quindi sto periodo, invece di comprare roba che oggettivamente non posso usare, volevo dedicarmi un po' al collezionismo vintage. Cioè serie tipo LDD, MFC, DR01, 2, 3 e 4. Quest'idea mi è venuta principalmente perché, seguendo le live di Dario Moccia, se qualcuno le segue potrà capirmi, lui analizza le carte non come semplici figurine, ma come vere opere d'arte. E da studioso dell'arte, sinceramente, non posso dargli torto, perché io ho studiato storia dell'arte negli ultimi 3 anni, sono laureato, e sì, cioè, per fare questi artwork c'è qualcuno che ci ha studiato, che ci ha lavorato e che l'ha disegnato. Poi, che sia dopo stato stampato su una carta, cosa c'entra? Voglio prendere come esempio adesso l'artista Banksy, che per chiunque non lo conoscesse, raga, veramente, fatevi una cultura. Lui si occupa di street art e dovrebbe stare anche in galera, ma dettagli. Vi dico solo che è ricercato dall'Interpol e ha falsificato delle sterline. Quindi non credo voi possiate paragonarlo a quei ragazzini che vandalizzano i monumenti scrivendo piccolina ti amo. Lui diciamo che critica qualsiasi cosa ci attiro. Ma vabbè, torniamo al video. Ma ovviamente non ha fatto solo quello, ha fatto anche le serigrafie delle sue stesse opere. Che adesso io ovviamente non sono qui per giudicare, ma puoi chiamarle serigrafie, ma quelle fondamentalmente sono stampe. E raga, ve potete fidare perché, sinceramente, ho fatto la guida in una sua mostra, quindi ok, non è proprio una stampa su carta, però la cosa non cambia tanto. Ovviamente, ragazzi, questa non è una critica all'artista, perché a me Banksy piace, ma quello che voglio farvi capire è che dietro a queste semplici carte non c'è un gioco per bambini. C'è molto di più. Anche se io sono dell'idea che ormai non c'è più dietro un gioco per bambini. Perché le carte non sono campate per aria. C'è una storia dietro. E ne avete prova con i vecchi video di Yugi Mitologia. E quindi ragazzi, vi basta scavare poco e riuscite a trovare un mondo dietro a queste carte. Quindi ragazzi, se vi interessa, mese prossimo usciranno 2 video a tema Burning Abyss. E niente ragazzi, sono contento di aver fatto con voi questa chiacchierata. Prossimamente vi porterò un video aggiornamento della collezione, se vi interessa. Se volete altri video così, prossimamente qualcosa potrebbe uscire. Quindi niente. Ah, link in descrizione di Instagram, se volete seguirmi. Quindi ragazzi, buone vacanze a tutti.